Quanto durerà? 2-3 settimane? Ho l'impressione che sarà il periodo fino a Pasqua. Del resto a Pasqua si andrà a sovrapporre al decreto che stanno facendo, che comunque imporrà rosso anche a chi non lo è. Ore 12:40, il governatore Zaia comunica che l'RT del Veneto è salito a 1,28. Con un valore sopra l'1,25 è previsto il passaggio in zona rossa, ma la conferma arriverà dal governo soltanto nel pomeriggio. Attività ferme, scuole chiuse fin dall'infanzia. Due le richieste messe sul tavolo dalla regione nel corso dell'incontro di questa mattina con governo ed enti locali. La prima è per le famiglie. È fondamentale che il governo, faccio appello al governo, introduca già in questo decreto, o parallelamente a questo decreto, ma contemporaneamente a questo decreto, il tema dei congedi parentali, dei bonus babysitter e di tutto quello che ne deriva per dare un minimo di luce in fondo al tunnel alle famiglie. La seconda è per tutto il mondo produttivo, le partite IVA che in questi giorni stanno manifestando la loro insofferenza. Abbiamo chiesto che i sostegni ci siano. C'è stata rassicurazione rispetto alle nostre imprese, la vogliamo vedere materiale sta rassicurazione, non è che possiamo dire arriveranno, arriveranno. Le misure siano automatiche, dunque inserite direttamente nel decreto, e poi la richiesta di uno speaker ufficiale per le istituzioni che rappresenti il mondo scientifico. Oggi nessun cittadino sa qual è più la voce ufficiale e questo è un limite non da poco, soprattutto in un momento di crisi come questo. Per la campagna vaccinale la regione ha chiuso e diffuso il protocollo per le aziende con cui verrà aperto un nuovo canale. Le aziende inizieranno a somministrare il siero in autonomia con le dosi consegnate alla regione. Lo sottolineo, sarà a macchia di leopardo, qualche azienda pian piano inizia timidamente, appena riusciamo ad andare, a quel punto avremo tutto il turismo che si vaccinerà tutti gli operatori, avremo tutti gli artigiani che vanno per le case che saranno vaccinati, insomma, quello che dovrebbe accadere. Per chi lo vorrà, oltre ai lavoratori, il siero sarà iniettato anche ai loro familiari over 60.